Palazzini, viviamo in strade private. Facciamo non abbiamo accesso a quali sono le evidenze stamattina? Sono già venuti là. Sì, però, okay, però non abbiamo risolto. Sì, invece abbiamo risolto. Io ho parlato con Russo. È lui che non vi ha trasmesso i dati. Io ho parlato a telefono. Allora, presente l'area di parcheggio? Poi c'è quella zonetta lì così. Esatto. Ad angolo lì. Che è via mattonato Russo. Ad angolo, come avevamo stabilito. Ma è un problema nostro arrivare là. Lo so, io ho dato i moduli, se l'amministratore non me l'ha dato. Aspetta, una cosa alla volta, aspetta, allora, il discorso è questo, che noi non ci è stato mai risposto ed è questo quello che ci ha detto Russo, quindi probabilmente o c'è stato un fraintendimento sul, aspetta, sul fatto se voi potevate entrare o meno. Io lo dico io. Sì, sì. Perché quella è privata, eh? Sì, non si può. No, okay. Quella non è privata, quella è un misto. No, quella stradina là. Quel pezzettino là. È un misto quello. Quello tra l'altro, se risulta privato a voi, basta un semplice modulo a nome della non è neanche nostro. È per dire, ecco perché non arriva di modulo. No, perfetto. Quello lo risolviamo noi. Su un mattonato non entriamo, quindi ad angolo. Quello è sicuro che tu non arriverebbe. Il nostro problema è solo sapere se voi arrivate lì. Sì. Ora, per quanto riguarda i contenitori condominiali, no, io lasciamo la richiesta. Sì, ma non l'abbiamo fatta ancora perché prima lo so, però guardi, noi 14 partiamo. No, facciamo subito. Mi raccomando la copia dell'ultima bolletta pagata. Sì, abbiamo già, stiamo già raccogliendo quei documenti là. Anche perché è venuta una signora di quella palazzina, sì, che proprio la settimana scorsa, che lei non era favorevole ad avere i condominiali, quindi non lo so. Okay. Che ho detto, guardi, ma il signor Russo diceva che voi... Sono tre condomini separati. Lo so, quindi... Ha detto, no, ma noi penso che non siamo contenti, perché poi se sbaglia uno pagano tutti, vabbè. Quindi non so, valutate bene, no, no, che la firma a me serve, se no non... Ma quelli dell'altra palazzina, pure loro, su quel vialetto, lo metterebbero? Sì. Perché non si può entrare la via di là, quella sopra? No, se la loro ci hanno come via delle rose, è come via delle rose. No, no, aspetta, attenzione, il vialetto rosso non è via, è una cosa privata, cioè sì, la finisce prima. Là ci sono uno, due, tre, se non sbaglio, quante ne sono? Tre palazzine. Tutte e tre possono esporre. Però stanno una sta su via delle rose. Lo so, ma come c'ha diritto lei, c'ha diritto anche lei. In realtà no, quella palazzina là non fa parte, cioè confina. So, però questo non è che ne devi parlare con me, nel senso che lei a me, okay. Giustamente mi chiede, lei viene lì, io vengo, no, se poi allora non spetta lì, lo sapete più voi. Io vedo lì l'uscita, posso dire. È una cosa punibile, però, perché saranno dei giorni, ci saranno, cioè di più di questi cassonetti che vedi qua. Sì. Cioè sarà una tragedia, saranno 200 cassonetti. Però prendendo il condominiale questa cosa si era un po' risolta. Il problema è che purtroppo lì ci sono delle persone che non abitano, quindi se non riusciamo a, da quello che ho capito sarebbe un'unanimità, quello è il problema, quindi se non riusciamo ad avere queste persone, non ci abbiamo mai parlato, non sappiamo neanche chi sono, quello è in 10 anni, però... in 10 anni, cioè non in 2 giorni, quindi no, la capisco, purtroppo vabbè, la metteremo là. Il problema sarà per chi viene a raccogliere, perché chiaramente deve svuotare 50 cassonetti. Quello è il problema nostro, è il nostro lavoro, quindi non è che possiamo... Sì, non devo stare là, se può fare. È più di quello, vengo via là. Ma nel coso sterrato lì se può fare niente. Sta lì. No, però sterrato quello lì... Ma deve stare sul proprietà. Ma dopo se lo deve riprendere? Deve no, lei può esporre lì, ma dopo se lo deve riprendere, se può rimanere là. Deve ritirare il kit, però... Perché lì è casino. Cioè, anche sul vialetto rosso sarà... 14. Sarà. Cioè brutto da vedere. Lo so, signora, pure la fase di consegna. Troppo altre soluzioni. Allora, se compra quella che sta nel sacchetto. Tra l'altro io a Seduso gli ho rimandato i documenti che l'aveva il marito, li trovava. Gli ho mandato via mail. Noi gli abbiamo già mandato tutto, però mancano quei 2-3 che mancano. Sono andati. Come ce l'ha ricevuta, ce l'ha girata subito, noi abbiamo subito una cosa. Il problema è che non raggiungiamo le persone. Lo so, questo purtroppo non dipende da me. No, per dirti, quello che. Vabbè, ok. Quindi questi, come ci avevi detto, li possiamo chiudere con l'unchietto e darvi la chiave? Sì. Ok. Va benissimo. Quindi ti do 7 chiavi. Perché 7 chiavi? No, vabbè, ogni giorno che tu porti il cassetto. Ah, metto lo stesso? Metto lo stesso, ok. Metto lo stesso cassetto. 7 chiavi? Sì, sì, no, no, vabbè. L'operatore mi ammazza. Ok. Senti, ma io ho preso quello per i pannolini. Hai lasciato il lucchetto aperto. Ah, e c'ha la green card appesso? Tu avresti tutti e 7? Io sì. Non ce l'ho. Che mi ripeti da capo? Simpatico, non ce l'ho, però c'ho il numero. C'ho... E noi l'ho mandata a e testata a lei? Sì. No, così per risparmio dei venitori a posto.